Ciao amici del Centroverde, oggi vi parliamo della legatrice a batteria KV4 di Volpi. La legatrice KV4 di Volpi è un prodotto estremamente interessante. Andiamo a vedere cosa si trova all'interno di questa pratica e robusta valigetta. Qui troviamo una fondina da agganciare alla cintura, un fodero in cuoio con all'interno una pinzetta per effettuare la manutenzione sulla legatrice, poi abbiamo due batterie da 2,5 A, un caricabatterie a tre vie, quindi potete caricare fino a tre batterie contemporaneamente. All'interno troviamo un pratico kit di ricambi con all'interno la girandola, che questa servirà praticamente a fare gli avvolgimenti del filo, un carrellino per far defluire il filo all'interno della macchina, un pennellino per la pulizia, dell'olio e del grasso. E poi abbiamo due bobine di filo. Ed infine abbiamo lei, la protagonista, la legatrice KV4 di Volpi. Andiamo a vederla da vicino. Innanzitutto, tenendola in mano, si ha una sensazione di robustezza e che il tutto sia davvero stato progettato nei minimi particolari. A differenza di molte altre legatrici, troviamo la bobina del filo all'esterno, con una linguetta che impedisce lo srotolamento accidentale del filo. Ora vediamo il cuore della macchina. Smontiamo la parte superiore della legatrice premendo il pulsante che vedete qui e poi sfilate verso di voi il carrello. Un'operazione molto semplice che potete effettuare in qualsiasi momento. All'interno troviamo il carrellino per lo scorrimento del filo, che con una semplice mossa potete rimuovere, ed ecco che vediamo il filo della legatrice che passa all'interno della guida per poi uscire da questo lato. Questa invece è la spirale che si occupa di fare gli avvolgimenti. Questo qua invece è l'uncino che sarà la guida del filo per far sì che il filo torni all'interno della spirale. Cosa molto interessante è il fatto che il filo sia ben a vista, e questo non è un aspetto da sottovalutare, perché durante tutte le operazioni di manutenzione, di legatura, se dovessimo avere degli inceppamenti, il filo sarà davvero semplice da rimuovere, da sistemare. Insomma, il risolvere qualsiasi problema su inceppamenti o manutenzioni della macchina è veramente semplice e ci vuole poco tempo. La sostituzione della bobina è davvero molto semplice. Abbiamo un sistema chiusura a baionetta. In senso antiorario sviterete così la ghiera e avrete accesso alla vostra bobina. Quindi prendiamo la nuova bobina e andiamo a inserirla in questo modo. Poi l'estremità del filo va inserito all'interno di questa fessura qua per far sbucare quindi il filo all'interno della sua sede. Quindi facciamo scorrere il filo all'interno della sua sede fino ad oltrepassare i due rulli che vediamo in questa posizione. A questo punto andiamo a reinserire il carrello in questo modo e poi a chiudere col coperchio. La legatrice KV4 vi permette di legare diametri fino a 2,5 cm. Quando effettuate le operazioni di legatura dovete sempre mantenere il ramo
contro l'uncino, quindi agganciate il ramo e tenete la macchina contro di voi. In base allo spessore del ramo possiamo decidere quanti avvolgimenti fare, e per questo e per settare questo parametro basterà entrare nel menu dedicato. Quindi ci portiamo sulla parte centrale dove c'è il simbolo degli avvolgimenti, doppio clic sul tasto di accensione e i numeri inizieranno a lampeggiare. In questo modo, con il tasto avanti o indietro, possiamo andare a decidere quanti avvolgimenti dobbiamo fare. Adesso per prova facciamo 6 avvolgimenti. Con il tasto accensione andiamo a selezionare il numero 6, smetterà di lampeggiare e a questo punto lui farà 6 avvolgimenti. Vi faccio vedere con il minimo di avvolgimenti, che in questo caso è 3, quindi andiamo a confermare. Vedete che la differenza è chiara, quindi 3 avvolgimenti, 6 avvolgimenti. Macchina davvero maneggevole, leggera e pratica, che non ha nulla da invidiare alle legatrici di marchi più conosciuti. Per un buon funzionamento consigliamo vivamente l'uso del filo di Volpi originale. Per maggiori informazioni cliccate sul link in descrizione, seguiteci sui nostri canali social, Facebook ed Instagram, iscrivetevi al nostro canale YouTube e attivate la campanella per non perdere i nostri prossimi video. E se il video vi è piaciuto, lasciate un like. Ciao dal Centro Verde, al prossimo video!